Sì, è vero. Nell'estate del 1990 mio figlio Pierpaolo De Risi lavorava per l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, ma non ha nulla a che vedere con il delitto di Via Poma. A parlare per la prima volta in 34 anni è Maria Luisa Sibilia, ex addetta al settore promozione e programmazione della sede romana degli Ostelli in via Carlo Poma 2, dove il 7 agosto del 1990 venne massacrata con 29 coltellate Simonetta Cesaroni, di 20 anni. Per quasi 35 anni i magistrati sono rimasti all'oscuro della presenza di suo figlio, Pierpaolo De Risi, tra i collaboratori dell'ente. Fino allo scorso aprile, quando sono state ritrovate le fotocopie del registro dove i dipendenti firmavano le loro presenze. Si tratta di documenti che erano stati fatti sparire dopo il delitto. Sfogliandoli, gli investigatori si sono imbattuti nel nome di quest'uomo, ribadisce Maria Luisa Sibilia. Mio figlio era un lavoratore stagionale e prestava servizio presso altre sedi degli Ostelli. Non ha mai messo piede in via Poma, ma sul registro delle presenze il suo nome c'è, molto chiaro. Lo troviamo sul foglio del 19 luglio del 1990, dove risulta che De Risi, che all'epoca aveva 28 anni, lavorò dalle 8 alle 14:40. Quel giorno, in ufficio con lui c'era sua madre Maria Luisa Sibilia, Luigina Berrettini, all'epoca responsabile dell'ufficio del personale, e Giusy Faustini, la responsabile delle prenotazioni e della segreteria. Le tre donne firmarono solo la loro presenza, in quanto svolsero il normale orario di lavoro, cioè dalle 8 alle 14. De Risi, invece, indicò nella colonna annotazioni di avere effettuato del lavoro straordinario, in quanto, dopo essere entrato in ufficio alle 8, si era trattenuto 40 minuti in più rispetto al dovuto. Segnalando gli straordinari effettuati, i dipendenti si assicuravano che venissero retribuiti. Dunque, il 19 luglio 1990, Pierpaolo De Risi lavorò in via Poma ufficialmente fino alle 14:40. Quel giorno era un martedì. Simonetta Cesaroni si recava in quegli uffici ogni martedì e giovedì dalle 15:30 alle 19:30. I due giovani ebbero modo di incontrarsi? De Risi avrebbe potuto riferire qualcosa di utile per le indagini? Non è mai stato interrogato. Mio figlio è morto 4 mesi fa, spiega Maria Luisa Sibilia. Era malato, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico, ma non lo ha fatto. Il 31 maggio ha avuto un infarto. Alla domanda sul perché la sua firma risulti sui registri delle presenze, risponde: «Non capisco da dove sia uscito questo foglio. Agli Ostelli c'erano parecchi lavoratori stagionali». Dai registri risultano diversi collaboratori esterni, tra cui anche il figlio di Luigina Berrettini. Nessuno di loro, però, ha mai lavorato in via Poma. L'unico il cui nome è sui fogli presenze è Pierpaolo De Risi. Sua madre nega: «Mio figlio non ha mai lavorato in quell'ufficio. Il figlio della Berrettini era piccolo, non ha mai lavorato agli Ostelli. Siete sulla pista sbagliata. Sono altre le persone da controllare. Andate a vedere chi c'era davvero». In effetti, dai fogli presenze risulta che il giorno del delitto la dipendente Giusy Faustini non indicò nella colonna annotazioni di avere svolto del lavoro straordinario. Interrogata dai magistrati, spiegò: «Il 7 agosto sono stata in ufficio fino alle 14:15. Dopo ciò sono andata a casa e ho passato il resto del pomeriggio e la sera con i miei genitori». Precisò: «Non ricordo se ho firmato l'uscita». Non lo aveva fatto. Perché? Il magistrato Roberto Cavallone, che indagò sul delitto, era convinto che Giusy Faustini, benché abbia negato la circostanza, possa essere rimasta per un recupero pomeridiano e abbia visto la persona che poi uccise Simonetta Cesaroni. È così? Lo conferma anche il giornalista Giampaolo Pellizzaro, che afferma: «Nel 1996 intervistai la Berrettini e lei mi confermò che Giusy aveva i rientri pomeridiani il martedì e il giovedì». Dal foglio presenze di giovedì 2 agosto 1990 risulta che la Faustini lavorò dalle 15 alle 17, proprio mentre nello stesso ufficio c'era Simonetta Cesaroni. Lei, però, ha sempre dichiarato di non avere mai conosciuto di persona la vittima.
È possibile che quel giorno non si siano nemmeno salutate? Risulta che, dopo la scoperta dei fogli presenze, Giusy Faustini non sia stata interrogata. Così come non sono state interrogate la madre di Pierpaolo De Risi e Luigina Berrettini, che il 19 luglio erano in ufficio insieme a lui. Perché, per ben 34 anni, nessuno tra i dipendenti ha mai fatto il nome di quest'uomo? Perché ancora oggi continuano a negare la sua presenza in ufficio? Luigina Berrettini ha risposto: Pierpaolo non ha mai lavorato in Via Poma. Le carte la smentiscono. Dopo il lavoro agli ostelli, De Risi è stato impiegato in una banca. Era un tipo scontroso e di poche parole. Veniva nel mio bar ogni mattina per fare colazione, ordinava un cornetto alla crema e un caffè e si irritava se non gli veniva dato lo scontrino, dice Leonardo Laudazzi, titolare del Bar California a Roma. Aggiunge: zoppicava vistosamente e, negli ultimi tempi, aveva un problema a una mano. Non so se il problema alla gamba lo abbia sempre avuto. Veniva sempre solo. Stava seduto al tavolino e rideva guardando il cellulare. Pierpaolo De Risi, che non si è mai sposato, era attivo sui social network. Su Facebook cercava di vendere i suoi quadri. Dipingeva nature morte, paesaggi e ritratti astratti di sua madre e di una giovane ragazza bruna. Nel 2008 aveva esposto alcune opere nel complesso di Sant'Agostino, in Campo Marzio, a Roma. Tra i messaggi che pubblicava sui social network, alcuni sono inquietanti. Firmandosi Oscar Mario Baker, augurava la morte a una giornalista Rai di nome Maria Luisa, come sua madre. Si trattava di Maria Luisa Busi. Nel 2012 aveva pubblicato un romanzetto a puntate in inglese dove immaginava la sua uccisione. E poi c'è la foto di un comò con la scritta «Nel mobiletto dei CD e delle cassette, in un piccolo scrigno, la reliquia dei suoi capelli biondi». La giornalista Maria Luisa Busi ha negato di aver mai ricevuto minacce da lui. Conclude Maria Luisa Sibilia: «Mio figlio non ha mai venduto un quadro, non ha fatto male a nessuno. Sono altre le persone da cercare». Ma non spiega chi. Intanto la procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. La famiglia di Simonetta si oppone. Alla luce delle novità, il 19 novembre il giudice deciderà se chiudere il caso o disporre nuove indagini.